Bettini, domani in Lombardia c'è qualche favorito, è la corsa di fine stagione, Gamber Bossan, che lei ne ha vinto due. Già detto tutto, domani è una gara molto difficile con questo cambio di percorso, con un finale molto tosto. I favoriti sulla carta, il favorito su tutti deve essere Gilberto, però si arriva alla fine della stagione, lui è andato forte per tanti mesi e non sembra così brillante. Speriamo nei nostri, speriamo negli italiani, Nibali, forse Nibali più che Basso, credo che con un percorso selettivo così possano tentare di fare il colpaccio. Veniamo da un periodo piuttosto caldo come temperatura e può darsi che domani scenda di qualche grado, può influire questo? Ma no, un po' più fresco, senza pioggia, comunque finché si tratta di clima asciutto va bene, dà più fastidio al contrario, passare dal fresco al grande caldo, ma domani non sarà questo il problema. Lei che ne ha 22, anche se non ci ascoltano, un consiglio per i corridori di domani? Grande determinazione e pazienza, il percorso sarà selettivo, non ci sarà bisogno di dare grande battaglia troppo da lontano, perché il finale ha tutto per mettere le carte in regola per la vittoria. Davide Cassani, che giro sarà, che Lombardia sarà domani? Penso che sia molto impegnativo, ci sono salite lunghe e dure come la Valcava, come la Coppa di San Mano, il Disallo lo conoscono tutti. Poi questo strappo, questa salita finale, quindi secondo me ci sarà grande selezione e arriverà probabilmente un corridore da solo, al massimo due o tre insieme, non di più. Favoriti per il pronostico finale, difficile fine stagione, gambe un po' stanche. Non sono tanti quelli che vanno forte, sicuramente Gilbert, anche se non è al 100%, potrebbe vincere lo stesso. Speriamo in Basso e Nibali, così come Visconti, c'è anche un olandese, Mollema, che va forte, Lovquist. Ci sono diversi corridori che hanno la possibilità di vincere, non sono tanti, però tra i pochi ci sono anche alcuni italiani. Speriamo di vedere un italiano vincitore di una grande classica monumento, perché sono tre anni che non le vinciamo. E che lei si mantiene ancora in forma praticando il ciclismo? È più duro il ciclismo o gli anelli? Sono sport diversi, però il ciclismo è uno sport molto duro, faticoso, ma con tanta soddisfazione, perché quando riesci a migliorare la performance di ciclismo è molto, molto appagante. Si è parlato di una questione di testa per 6 ore sulle due ruote, anche agli anelli presumo che non sia differente. La testa è una cosa fondamentale, gestire certo le 6 ore di ciclismo è complicato da un aspetto, però è anche forse più difficile giocarsi tutto in un minuto come la specialità di anelli. Due atleti importanti, lei e Bettini, due olimpionici, che impressione fa vincere una medaglia? Gliel'avrei già chiesto mille volte. È una domanda difficile da rispondere, perché è un'emozione davvero meravigliosa, splendida, però ripeto, è molto complicato spiegare cosa è per un atleta che ha fatto delle Olimpiadi una questione di vita vincere la medaglia d'oro. Domani in Lombardia si chiude la stagione ciclistica, la corsa difficile, ci sono dei vincitori pronosticati oppure è ancora tutto da decidere? Considerando quanto è difficile quest'anno in Lombardia, è tutto quanto da decidere, soprattutto già si farà una grande differenza sin dall'inizio, per il semplice fatto che è l'ultima parte della stagione, è finita la stagione, quindi molti, vedendo già le prime difficoltà, cominceranno a deviare. E il finale sarà un bello spettacolo, secondo me sarà una cosa per 5, forse non so neppure se riuscirà a rimanere attaccato a qualche trenino Gilbert. La squadra di Sky punterà su Rigoberto Urán, perché è quello forse in questo momento il ragazzo più in forma, e secondo me ce la può fare anche per dimostrare di aver firmato il contratto ancora per un anno, e quindi secondo me potrebbe essere una cosa molto positiva. Veniamo da qualche giorno di temperature abbastanza elevate, domani potrebbe esserci anche qualche grado in meno, può incidere o non c'entra nulla questa cosa? No, può incidere, perché tutto questo ottobre e settembre praticamente è sempre stato
quasi un mese estivo, per il semplice fatto che nessuno ha messo neppure i manicotti come tentativo di uscire la mattina. E quindi secondo me, soprattutto, ripeto, sulle prime salite, un pochino quello che è successo in Gran Piemonte, parecchi molleranno, proprio perché c'è un grande cambio di temperatura, la fatica si fa sentire e secondo me anche la durezza del percorso. Forse ragionando col senno di poi, magari se si faceva un po' più leggero ne arriverebbero forse più corridori.